con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal governo Draghi con una legge, e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con il riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto, e anche al valore reddituale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio, che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. L'Aula del Consiglio regionale della Toscana, con 30 voti favorevoli del PD, Italia Viva e Lega, approva una proposta di legge in materia di disposizioni urgenti per le concessioni demaniali marittime. La proposta è stata illustrata da Gianni Anselmi, ecco gli altri pareri positivi. Una legge importante che dà un'opportunità straordinaria a tutti gli stabilimenti balneari di fare investimenti, di poter avere delle concessioni per i prossimi 6 o 20 anni, dà un'opportunità di lavoro a chi già ha lavoro e nel contempo non pregiudica le opportunità per nuove persone o nuove imprese che vorranno gestire queste attività. Quindi un equilibrio, una normativa che la Toscana prova ad assumersi una responsabilità per fare del turismo della costa, del mare, un grande investimento, creare opportunità e rendere il nostro turismo competitivo sempre nel contesto nazionale e internazionale. Non potevamo non avere un'interlocuzione positiva e responsabile anche in questa sede, in un quadro dove oggettivamente l'obiettivo è quello di cercare comunque, in un'ipotesi che noi speriamo subordinata, cioè quella degli indennizzi, e a fronte di un quadro difficile, di fronte alle tante pronunce delle corti, che però saranno impugnate anche di fronte alla Corte Cassazione a sezioni unite, non potevamo però non avere senso di responsabilità e dare un segnale positivo verso questa categoria importante. Quindi la Lega ha votato favorevolmente e ha portato a casa con soddisfazione ordini del giorno che sono stati votati all'unanimità. Tre invece sono stati i voti contrari, quello del Movimento 5 Stelle e quello di Forza Italia. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizzo. Ma quale indennizzo? L'indennizzo si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui gli tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia. Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla Bolkestein, contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento, abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari, che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese. Questa proposta di legge, come quella del 2022, è inutile e anzi dannosa. Il problema delle concessioni balneari deve essere guardato in un'ottica più ampia, deve essere guardato all'interno anche di quella che sono la disponibilità della risorsa, anche in una visione rispetto alle spiagge libere che sono drasticamente venute a calare, e quindi offrendo meno disponibilità anche alle persone che non hanno la possibilità economica di accedere agli stabilimenti. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato, e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare l'impostazione a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati. Invece con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera abborracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. Una legge che ha visto in ultimo 6 voti d'astensione, quello di Fratelli d'Italia e quello del gruppo misto Merito e Lealtà. Ci siamo astenuti riconoscendo il profilo illegittimo di questa legge, che cerca di dare una risposta anticipando a Firenze quello che stiamo affrontando e risolvendo a Roma. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa. Stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste, e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario.
Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge, che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente, da qui il nostro voto di astensione, perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Un buon dibattito che però chiaramente aveva dalla sua una buona componente d'ordine politico più che pratico. Mi sono astenuto, leggevo un articolo proprio ieri del Corriere della Sera che a fronte di prime file pagate 300 euro ad ombrellone, quello stesso bagno che non citerò paga 5.400 euro di canone demaniale annuale. Per cui è giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equo indennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica, perché non sanno come e quanto investire nella loro attività, ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda che muove centinaia di migliaia di euro e che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. Il Consiglio regionale della Toscana approva a maggioranza con 21 voti a favore di Partito Democratico e Italia Viva una legge che modifica la 39 del 2005 in materia di energia per disciplinare l'accatastamento degli impianti di riscaldamento con potenza nominale inferiore a 10 kW alimentati con biocombustibile solido. Oggi abbiamo licenziato una legge dove è ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire, insomma, ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'aria, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone, insomma questo vogliamo far passare. Conosciamo nella nostra regione, perché c'è un obbligo di legge nazionale, tutte le fonti di calorifiche sopra i 10 kW, le caldaie, i termosifoni, tutto quello che gira intorno ai riscaldamenti delle nostre abitazioni, ma nessuno conosceva quanti e dove sono i caminetti, che in alcune zone della Toscana per motivi atmosferici, proprio di una circolazione dell'aria e dei venti, ha creato un inquinamento importante e dannoso per la salute. Quindi invitiamo tutti a rivolgersi al proprio comune, che grazie anche a un atto di indirizzo che abbiamo approvato oggi sarà supportato da ANCI e da ARR per creare dei punti di comunicazione e di informazione per i cittadini. Vogliamo solo sapere dove sono, chi ha questi caminetti, solo per poter mirare meglio le azioni per l'ambiente nella nostra regione. Si è allentata e di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni. È un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie. Ci sarà la possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta, e questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto, che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata vessatoria nei confronti dei cittadini toscani. Misura questa che non ha avuto riscontro positivo fra i consiglieri di minoranza, che hanno fatto registrare all'Aula 7 voti contrari di Lega, Forza Italia, Gruppo Misto Merito e Lealtà e un'astensione da parte di Fratelli d'Italia. La scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kW hanno l'obbligo di accatastamento, se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kW e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Quindi la consideriamo una battaglia vinta, anche se molto c'è da fare per combattere l'inquinamento atmosferico nella regione toscana.
E quindi abbiamo ribadito, votando no alla legge, l'importanza di dar luogo prima a una verifica, a un aggiornamento del piano dell'area regionale, e solo dopo potremo avere un contesto realistico di quello che è il quadro dei caminetti, perché che siano solamente i caminetti a determinare larga parte dell'inquinamento della Piana Lucchese, sinceramente facciamo difficoltà a pensarlo. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Toscana contemporanea è la campagna social del Consiglio regionale per l'estate 2024. Nei mesi di agosto e settembre le più importanti immagini dei luoghi d'arte contemporanea all'aperto, dell'arte urbana, dei parchi d'arte per promuovere il territorio regionale. Una campagna che nasce dalla collaborazione tra Consiglio regionale, Fondazione Sistema Toscana e Associazione Start. Perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel, e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come Visitascani, ma anche quelli proprio a fini informativi e comunicativi con la redazione di In Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. Una campagna social che si innesta anche sui programmi di promozione turistica. In più si aggiunge il portale eVisit, perché le foto che troverete e i video che rappresentano quei luoghi sono materiali e strumenti che si trovano sul sito di Visit Tuscany, e lì ci sono anche offerte, quindi gli operatori del turismo della regione possono offrire in 5 lingue le loro offerte di accoglienza, di visita, di esperienza legate alla Toscana contemporanea. Una rivista e degli articoli da vivere, da leggere e anche da sentire per scoprire al meglio la nostra magnifica isola d'Elba, ma tutte le isole dell'arcipelago. Quindi è un messaggio promozionale, però che ha un contenuto anche importante e che dà una continuità anche di promozione per il nostro arcipelago. Presentazione a Palazzo del Pegaso del 7° numero della rivista Enjoy Elba and the Tuscan Archipelago, un magazine che vuole raccontare le isole della Toscana, filo conduttore dell'edizione 2024, il tema della tradizione, in particolare della cultura contadina, con un invito al lettore a cercare e gustare i prodotti del territorio. Parliamo di tutto, di cultura, di arte, ma anche quello che è il lifestyle, le tradizioni enogastronomiche, il food, la produzione del vino. Quindi cerchiamo di creare uno spaccato di queste isole raccontandone la bellezza, ma soprattutto la ricchezza da tutti i punti di vista. Ci abbiamo provato anche quest'anno e speriamo di poter continuare anche nei prossimi. Un progetto che nasce con la collaborazione di Vetrina Toscana. Vetrina Toscana è il progetto sul turismo enogastronomico della regione e quindi ovviamente il connubio è naturale, e quest'anno abbiamo raccontato la cucina per chi va in barca, per cui abbiamo raccontato Happy Boat in Toscana, che sono delle ricette appunto che si possono fare in barca, e quindi un approccio lato mare alla nostra bella costa. Una rivista in italiano e in inglese, ma a chi si rivolge? Anche a chi ci vive, non soltanto a chi la visita, proprio perché la missione di Simtour è quella di generare opportunità di turismo che
consentano di far incontrare le comunità locali con le plurali comunità dei viaggiatori che oggi sono sempre più alla ricerca di una interazione e di una cittadinanza temporanea, vogliamo dire, con i luoghi. Un modo, dice il presidente del Consiglio regionale, per conoscere a fondo le isole della regione, non solo per l'aspetto turistico e estivo. Conosciamo questa terra per la bellezza, per i tanti turisti che riescono a viverla durante l'estate. Ma l'Elba è l'arcipelago della costa toscana e molto di più, è un territorio che produce grandi qualità enogastronomiche, è un territorio che produce vini di qualità, è una terra che è in grado di esportare in tutto il mondo orologi tra i più pregiati. L'Elba è qualcosa di più del mare.